Oggi abbiamo dato il benvenuto a 4 nuovi studenti dall'Ucraina. Già la settimana scorsa è venuto tra noi un alunno per la terza elementare che si è inserito grazie anche alla pratica delle arti, perché questi bambini non parlano italiano. Allora questo bambino di terza elementare è stato facile inserirlo grazie alla nostra maestra Francesca, che è una grande artista e col forno della ceramica intrattiene e fa crescere i bambini della scuola primaria. Il nostro nuovo arrivato si è inserito e ha potuto da subito meravigliare la maestra Francesca e i suoi compagni con la sua abilità plastica. Con questa abilità plastica è facile comunicare tra bambini di 8 anni e anche tra insegnanti e bambini. Oggi abbiamo dato il benvenuto a altri 4 nuovi alunni, 2 gemelle che andranno nella scuola dell'infanzia da domani e si inseriranno da subito con i loro compagni attraverso le pratiche che abbiamo ben sperimentato dell'inclusione. I nostri insegnanti hanno potuto fare, sono stati 90 insegnanti su 150-160 insegnanti che abbiamo alla scuola Mozart, hanno potuto fare già lo scorso anno e quest'anno un corso approfondito sull'inclusione grazie a mediatori culturali e psicologi del 10° municipio che collaborano con noi. I mediatori dell'associazione Ciao Onlus hanno tenuto lezioni in classe e lezioni ai nostri insegnanti già lo scorso anno scolastico. A ciò si va aggiungere il progetto MSNA ALI, che l'anno scorso ha visto la nostra scuola protagonista come vincitrice assieme a altre 7 scuole in tutta Italia del primo volo cosiddetto, insegnamento dell'italiano ai minori stranieri non accompagnati, e abbiamo coinvolto una 50ina di docenti della nostra scuola e 2 altre scuole di Roma che si sono unite alla nostra rete. Abbiamo, devo dire, avuto il supporto di molte istituzioni per poter trovare questi minori stranieri non accompagnati che hanno fruito dei nostri corsi a distanza fatti one to one, da un insegnante a un alunno. La cosa bella è che molti insegnanti hanno fatto molte più ore di quelle che potevamo retribuire con i fondi del progetto, e questo veramente ha destato in noi tutti una certa commozione. Questo progetto va avanti anche quest'anno, abbiamo vinto il secondo bando, il secondo volo del progetto ALI del Ministero, e questo è dedicato all'insegnamento dell'italiano e della cultura italiana. E probabilmente tra breve potremo inserire alcuni di questi bambini, i minori stranieri non accompagnati sicuramente. Ho chiesto al direttore generale del Ministero se è possibile inserire anche qualcuno di questi bambini o ragazzi che è accompagnato da una famiglia o da un componente della famiglia, ma che di fatto si trova in una situazione di difficoltà comunicativa perché il genitore o i genitori non parlano italiano. Proprio adesso, appena finito di conversare con loro, abbiamo fatto un piccolo rinfresco di benvenuto e i 2 bambini ragazzi che sono andati nella seconda media o secondaria di primo grado parlano inglese, ma i genitori no, quindi si sono fatti mediatori culturali grazie a questa esperienza lunga. I nostri docenti sono ben preparati perché abbiamo accolto diversi profughi siriani, diversi profughi afghani nel corso degli ultimi 3 anni, e anche durante questa emergenza del Covid comunque c'era un flusso di profughi che arrivava qui nella zona del 10° municipio. Quindi siamo, posso dire, ben pronti e molto lieti di poter dare il nostro contributo fattivo a questa enorme crisi umanitaria e a questo enorme numero di profughi che dall'Ucraina si sta riversando su diversi paesi in Europa. Ecco, questo è un bel momento di concreta solidarietà della scuola. Secondo me la scuola è l'istituzione più importante della Repubblica Italiana, sono lieto che noi abbiamo sempre la centralità della bandiera, ma questa bandiera si declina oggi come accoglienza e come educazione, io lo ripeto sempre fino alla noia, educazione alla bellezza. La bellezza è stata spazzata via dal Covid, adesso dalla guerra. Noi cerchiamo di custodire la bellezza del sorriso, la bellezza dell'insegnamento, la bellezza dello stare in classe. Questi insegnanti artisti non sono dei funghi nati per caso, non sono una coincidenza, sono una coincidenza significativa. Nascono da percepire la scuola come un luogo in cui si sta insieme, si dialoga, ci si confronta. Io credo che tra 2 settimane faremo il punto, per esempio, dell'accoglienza di questi primi studenti e alunni, ne avremo anche altri nei prossimi giorni, sono ormai in arrivo altre persone, e faremo il punto periodicamente perché è necessario ora, dopo questo entusiasmo iniziale, vedere la concretezza della permanenza in ambiente scolastico di questi alunni e di questi studenti, e anche la relazione tra le famiglie e le famiglie dei studenti e degli alunni che sono cresciuti da diversi anni qua.